opla, tu vai a cercare, appena tocca a terra, sì, opla, bravo, sì, vai, op, sì. È una soddisfazione riuscire a tornare a lavorare col mister dopo gli anni che avevo lavorato con lui a Lecce, a Sassuolo. Ritrovarmi qua alla Sampdoria è motivo di grande soddisfazione, quindi è un'ottima opportunità, insomma, per lavorare, ritrovarsi a lavorare insieme e proseguire, insomma, le soddisfazioni che ci auguriamo tutti. Il ritiro sta proseguendo in maniera ottimale, c'è una grande disponibilità, c'è un'ottima cultura del lavoro, c'è una grossa attenzione a quelle che sono le indicazioni del mister. Nello stesso momento c'è la giusta serenità che ci deve essere in questo periodo di ritiro, e di questo parlo in generale, come parlo per i portieri, i quattro portieri che sto allenando, e quindi c'è assolutamente una grandissima disponibilità e una gran voglia di lavorare, insomma. Ma il portiere è un ruolo a sé, è chiaro, il calcio è cambiato negli ultimi anni, è più coinvolto nelle situazioni di squadra, deve essere un giocatore aggiunto agli altri 10, quindi è coinvolto completamente in quelle che sono le indicazioni dell'allenatore, però è chiaro che poi c'è una diversità nell'affrontare la partita, nel concentrarsi in quelle che sono le cose che effettivamente il portiere poi deve fare alla fine. Devi prepararti in una maniera diversa, hai una anche preparazione mentale probabilmente diversa da quelle che sono degli altri compagni di squadra, e anche nel modo di allenarsi e di affrontare altre cose chiaramente c'è un lavoro specifico, un lavoro diverso dove deve poi intervenire il preparatore dei portieri, anche se poi è l'allenatore che cerca di coinvolgere il portiere il più possibile assieme alla squadra. Il lavoro del ritiro è un lavoro diverso, innanzitutto ci deve essere gradatamente un adattamento al lavoro, poi devi riuscire a ritrovare e a lavorare su quelle che sono le cose su cui devi intervenire, quindi devi lavorare magari un po' più sulla forza, un po' più sulla... è una base per quello che deve essere il lavoro. Man mano ci si avvicina alle partite ufficiali, più si arriva a una specificità del lavoro, diciamo, che poi si può avvicinare a quello che è il lavoro settimanale dell'anno. Il preparatore dei portieri ha già, in linea di massima, ha già passato quello che sono le situazioni che il portiere passa adesso. Ci sono dei momenti dove diventa un confidente, diventa quello che cerca di capire assolutamente sotto l'aspetto mentale, psicologico, quello che può attraversare il portiere stesso. L'importante è riuscire a entrare nella testa dei portieri per poter ragionare e capire quello che magari hanno bisogno in quel determinato momento. E lì devi essere pronto a essere l'amico e il confidente nello stesso momento l'allenatore. Rafael è un portiere che ha 29 anni, ha un po' più di esperienza. Audero è un ragazzo giovane, a dispetto della giovane età sta facendo le esperienze giuste con un campionato di Serie A alle spalle, non è facile all'età sua. E poi ci sono Falcone, che ha fatto un campionato in Serie C molto bene, ma che comunque aveva già fatto dei ritiri con la prima squadra, e quindi è un ragazzo interessante e chiaramente il suo percorso di crescita è importante, al di là del fatto che possa continuare il lavoro con la Sampdoria e andare da un'altra parte. E Avogadri è un ragazzino molto interessante, giovane, ha bisogno di più attenzioni per poter portare avanti e migliorare quelle che sono le sue qualità, che sono comunque importanti. Sampdoria è sicuramente in buone mani. Io penso che abbia
dei portieri di valore che non hanno nulla da invidiare a quelli delle altre squadre. Sì, buona, forza, bravo! Eccola! Sì! Sì! Va bene ancora!